ha detto nel tavolo, nell'ultimo dibattito conclusivo, tutto sommato la Regione Puglia ha svolto anche un'attività di supplenza e le imprese devono assumere i ricercatori, altrimenti non serve a nulla tutto questo. Sì, nel senso che gli enti pubblici hanno l'obbligo veramente di stimolare un processo produttivo che sia sempre più competitivo. Come? Aiutando il sistema economico ad investire, specialmente in un momento di crisi, togliendo le barriere burocratiche al massimo, cosa che non è semplice. Ci sono dei pareri che sono obbligatori, molti dei quali sono a garanzia dell'ambiente, della salute ed è giusto che ci siano. Su molti di quei pareri ci sono tempi troppo lunghi che sono inaccettabili e io penso che una grande riforma su questo debba essere davvero fatta. D'altra parte gli enti devono investire a sostenere proprio la ricerca, perché la ricerca costa. In un momento in cui le imprese hanno difficoltà di liquidità, oggettivamente per loro è difficile investire. E io penso invece che investire sulla ricerca significa investire sull'innovazione, sulla capacità di stare al mercato. Oggi ogni imprenditore, prima di uscire da casa, si chiede perché un acquirente dovrebbe prendere i miei servizi o comprare i miei prodotti. Allora gli deve dare un perché, e questo perché o riguarda il costo o riguarda la qualità e un buon rapporto col costo del suo prodotto o del suo servizio, o riguarda anche la sua capacità di comunicare la bontà del suo prodotto o servizio. Tutti e tre questi ingredienti sono importanti. Perché si realizzi un buon prodotto, un buon servizio, occorre investire sulla ricerca, sull'innovazione, sull'adeguamento ai nuovi processi, e la Regione finanzia tutto questo. Le imprese sono disponibili a farlo anche senza il finanziamento della Regione? Quanto c'è di cultura dell'innovazione? La Regione continuerà a finanziare fino a che ci saranno fondi europei, però devono essere sempre di più le imprese che investono in ricerca. Io ieri ho visitato un'azienda poco distante da qui, con la quale abbiamo fatto un contratto di programma, un'altra a Bari, sono aziende, a Rutigliano in particolare, sono aziende che investono nei mercati stranieri. Quella di Rutigliano investe in 43 mercati, a Monopoli ce n'è una che, utilizzando le risorse regionali per la ricerca e per l'innovazione, ha vinto una gara a Londra per la metropolitana, fa i servizi di sicurezza per i treni, una gara ovviamente mondiale. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che si diventa competitivi se si investe nella innovazione. Quindi una cultura di questo genere io credo che sia fondamentale che sia diffusa, anche perché questi ragazzi che studiano, che sono bravi, o se li prendono le imprese nostre e allora diventano più competitive, oppure se le prendono le imprese straniere che faranno avversari. Brava, diventeranno avversari. Proprio quello. E quindi bisogna prendersi il meglio che sul mercato. Uno potrebbe dire: ma c'è crisi, come faccio ad investire? Certo, c'è un rischio. La cultura del rischio fa parte dell'impresa, e chi non accetta la cultura del rischio è difficile che sia un imprenditore. Però io ho fiducia, perché in Puglia noi vediamo che c'è sempre maggiore investimento in ricerca e innovazione. In fondo siamo la regione che più di tutte le altre del Mezzogiorno investe in ricerca e innovazione. Devo dire che insieme a Lombardia, Toscana e Piemonte siamo la prima d'Italia con loro. Con loro. Siamo sopra regioni come il Veneto, che per anni hanno investito, diciamo, nella internazionalizzazione delle loro imprese. Oggi le imprese del Veneto vorrebbero la Puglia, ce lo dicono costantemente. Che cosa vuol dire? Che ci sono ragazzi bravi che si rimboccano le maniche, perché da noi succede questo fatto. Nel momento di maggiore difficoltà, quando tu devi superare la crisi, ti rimbocchi le maniche e combatti. Il benessere non è sempre scontato, non lo è stato mai nel sud. Allora i ragazzi sono ancora più determinati, un po' come le donne, dovendo superare tante barriere. Hanno una palestra interiore quasi nel DNA. Vero, vero. E perciò i ragazzi nostri ce la fanno. Allora io dico: perché ce la devono fare all'estero, quando invece qui, se le imprese investono, c'è possibilità di fare tanto? E questi esempi di eccellenze che noi troviamo sul territorio credo che possano dire la loro anche per fare sistema. Occorre questo patto, proprio un patto tra imprese, università e istituzioni, per far sì che si esca dalla crisi con grandi investimenti sull'innovazione. La Regione è pronta a fare la sua parte.